Con questa e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo, senza difetti né dolore, senza niente di tutto questo. Ma senza quello scrigno ci sarà l'apocalisse, ci sarà la morte del sole. Stai mentendo. Lara, l'hai sentito quando hai preso la chiave? Sono state comuni scosse. Uno tsunami è in arrivo e questa sarà la prima di molte catastrofi. È colpa tua! Tu avresti fatto lo stesso! Addio, già. Prendendo quella chiave, hai iniziato un'apocalisse, maledizione. Ti rendi conto di quale tragedia hai provocato? Inizia la purificazione. Ed è il mio turno adesso. La fermerò prima che ci annienti tutti. Madonna, l'inversione. Ah, ma dovevo giocare, raga, ma non era il filmato. Ma scusate, ma cosa devo fare? Devo evitare. Mamma mia. Mamma mia. Oh. Ah, pigliami. Prendimi. Guarda. Sì, prendimi. Oh, oh. Mamma mia, ragazzi, bella sta sequenza. Un attimo, vediamo se tanto qua l'ossigeno ce l'abbiamo. Magari possiamo recuperare qualcosa. No, non è vero. Niente, allora dobbiamo per forza passare da quella finestra. Abbiamo fatto un casino. Abbiamo causato un... Cioè, guarda quante persone abbiamo ucciso perché abbiamo preso qualcosa. Sto per soffocarci. Aia. E qua? Prendo una botta. Ah no, ce la facciamo. Oh merda. Vai.
Porca troia. Che bella sequenza. Vai. No, qua non si aggrappa. Oh oh oh, crolla tutto, crolla tutto, che dobbiamo andare fuori veloce. Capisci? Dopo tutto quello che ha passato mio padre, ho dato alla Trinità esattamente ciò che voleva. Userà lo scrigno e il pugnale per ricreare il mondo. Ricrearlo in che senso? Non lo so, vuole ripulirlo dal peccato e dalla debolezza. Immagina che cosa può. Dobbiamo fermarlo. È tutto colpa mia. Noi troveremo il modo, ok? Te lo prometto. No, 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 no. Dobbiamo raggiungere la città segreta prima della Trinità e trovare lo scrigno. D'accordo. Ma prima dobbiamo mettere al sicuro queste persone e poi penseremo allo scrigno. No, nessuno sarà al sicuro. Non si arriva allo scrigno per primo. Devo andare subito. Sono l'unica che sei può... l'unica a poter fare cosa? Non puoi sapere se è davvero colpa tua, Lara. Tutto questo non ruota intorno a te. Questa gente ha bisogno di noi. Possiamo fare qualcosa ora. E poi cosa abbiamo in mano? Un enigma. Beh, non ci basteranno pesci rosa e corone d'argento per trovare la città segreta. Aiuterò queste persone. E poi troveremo l'aereo. Mamma mia. Secondo me, stiamo cercando una montagna vulcanica. La corona d'argento forse è un banco di nuvole in vetta. Non riesco a togliermi quella gente dalla testa. Hanno perso tutto. L'enigma recita... Segui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento ove le gemelle dialogano. Chi saranno queste gemelle? Questa tempesta non ci voleva. È solo un po' di pioggia. Concentriamoci sulla montagna nuvolata. Una montagna. Se la troviamo, come sapremo che è giusta? Lo sentiremo. È il nostro unico indizio.
L'affresco dice che ci saranno altri disastri. Il modo migliore di aiutarli è fermare quei disastri e la Trinità. Ok. Ma chi ci dice che è vero? Jonah, ho sentito qualcosa quando ho preso il pugnale. Intendi le scosse dello tsunami? Molto di più. È stato come risvegliare qualcosa. Lo so che non ha molto senso e lo so che è difficile da credere, ma ho bisogno che tu ti fidi di me. Dobbiamo fidarci entrambi. Lei non mi sembra molto scossa da... Forse l'ho trovata, guarda. Davvero? Da quello che ha combinato. Eccola. Vabbè, non è che è stata colpa sua alla fine, cioè non poteva saperlo. Meglio tornare domattina. Ma ci siamo quasi. Hai ragione, la Trinità non si fermerà. Cioè lei è proprio determinata a raggiungere quell'obiettivo lì. Miguel, c'è un posto per atterrare. Posso farvi scendere a Quack-Yaku? Andiamo. Non sembra molto interessata ai danni collaterali che può causare. Tenetevi forte, ora si balla! Non lo so. Ora si balla. Che stai facendo? Devo tirarlo su! Era bello gasato il pilota. Un atterraggio brusco, penso che uscire vivi e camminando come lei da un atterraggio del genere brusco è un po' riduttivo. Ok, potenza le abilità ai campi base. Tra l'altro, raga, io non ho le armi. Cioè, non c'ho nulla. Non c'è proprio nulla. Ok, il percorso è... mi pare così a primo impatto molto lineare, ma allo stesso tempo lo scenario dà una sensazione di profondità. Wow, erbe potrebbe tornare utile. Recuperiamo le erbe, ragazze. Allora, in teoria... vabbè, lei ancora non può correre, però... Vedete queste cose qua? Vedete perché io l'ho messo in modalità normale? Perché io queste cose qua... Lo tengo per dopo. Cioè, è troppo difficile individuare, secondo me, le cose. Cioè, che non è un discorso di difficoltà, in sé. Più che altro c'è nessuno! T-
trovo fastidioso dover individuare gli alberi, le cose nella vegetazione. Comunque, vabbè, ripeto, la difficoltà si può sempre alzare, quindi. Qua mi sembra che... Oh, che è? Wow. Siamo arrivati in Perù, quindi, raga. La montagna incoronata d'argento si avvicina. Eccolo. C'è qualcuno laggiù. Devo raggiungerlo. No, è davvero fatto bene. È davvero fatto bene. Oh, oh. Penne, le penne servono per riparare le frecce, ok? Ma siamo saliti così in alto? Scimmie. No, vabbè, raga. Bravi, 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 mi piace, fatto davvero bene, fatto davvero bene. Ecco la parte dell'aereo mancante. C'è del fuoco. Deve esserci qualcuno. Ehi! Donna! Miguel! Mi sentite? Dove siete? Non è che ci sono i coccodrilli, ragazzi. Io c'ho un po' paura. I coccodrilli sono il mio tallone d'Achille. I coccodrilli e i serpenti. Cioè, tipo che mi fanno urlare. Ma in maniera grave, quindi. Allora, andiamo al falò. Ora il falò dovremmo poter costruire. Cos'è? Ah, non c'è il coltello. Non credevo non che c'ho la tempesta niente. Sarebbe stata così violenta. È tutta colpa mia. Avrei dovuto ascoltare John e pensarci due volte. Sviluppare... Non avrei dovuto prendere quel pugnale. Spero che nessun altro sia rimasto ferito. Nessun altro villaggio distrutto. Ma devo infa... fermare questi cataclismi prima che sia tardi. Infatti, è quello che dicevo io. Cioè, lei è molto determinata nel suo obiettivo, senza tenere in considerazione gli effetti collaterali. E secondo me è questo il senso che la storia vuole prendere, cioè della sua determinazione senza tener conto poi delle conseguenze. Però vabbè, poi lo scopriremo più avanti se ho ragione oppure no. Sviluppare il ramo esploratrice migliora le abilità esplorative ed osservazione di Lara. Guerriera migliora le sue abilità nel combattimento con le armi, mentre saccheggiatrice migliora la sua furtività e le sue abilità di fabbricazione. Sbloccare l'abilità. Scegli un'abilità da una casella blu, rossa o verde. Le abilità contornate di bianco sono già state acquistate e imparate. Le caselle scure vengono sbloccate quando le abilità adiacenti vengono acquistate. Alcune abilità devono essere trovate nel mondo di gioco e non possono essere acquistate. Ok, diamo un po' un'occhiata. Allora, io potenzierei
questo passo che mi rende un po' più silenzioso. Un po' più silenzioso, vabbè, Lara. Poi questo qui, raga, questo qua è fondamentale. E poi vista dell'acqua, evidenza manufatti, monoliti, forzieri del tesoro, mappe d'archivio, zaini, esplorazione quando usi. Questo mi sembra utile. Dai, facciamo questo qui. Ah no, devo acquistare quelli adiacenti. No, cioè questo qua, vista dell'acqua. Ok. Ottimo. Resti dell'aereo. Ok, non disponibile, non disponibile. Allora, vediamo se. No, niente. Punto esperienza. Questo qua serve la pelle, ma non abbiamo il coltello, ragazzi. Non abbiamo niente. Niente di niente. Allora, diamo un'occhiata. Un pezzo dell'aereo è caduto qui. La mia attrezzatura è in quel carico. Devo tirarlo giù. E Ok. mi serve qualcosa per tirarlo giù. Ah, il coltello. Raga, non è che sbuco un coccodrillo da qua. Porca troia. Non posso aprirla senza uno strumento adatto. Ok. Quindi. Forse è un rottame preso dal relitto. Quindi. Niente. Ci serve un coltello. Dobbiamo trovare un coltello. Qua anche qua serve il coltello. Qua c'è un'altra parte di aereo, ragazzi. Magari. No, qua dove siamo arrivati? Che cacchio sto facendo? Qua dove siamo arrivati? Proviamo a dare un'occhiata sotto. Qua, si entra in acqua? No, c'ho paura, cazzarola. Controlliamo sotto. Ecco il pezzo di aereo, un attimo, che forse. Ok, allora forse su sto pezzo di aereo riusciamo a recuperare qualcosa. Ok. Possibile interagire, raga, con sto coso. Ecco un attimo. Uccidi questa schifezza. Che schifo. Schifo. Taglia le corde che tengono. Ok. Abbiamo trovato una sottospecie di coltello. Bene, ma non taglia. Mi serve qualcosa per affilarlo. Ah. Mi serve qualcosa per affilarlo. Al falò possiamo fare qualcosa? Però non credo. No, non so, non posso fare niente. Boh, una pietra magari. Proprio ciò che cercavo. Me ne basta giusto un po' di più. Recuperi i materiali per affilare il coltello, ok. Ah, ok. Ho tutto ciò che mi serve. Meglio Affila il tornare al coltello al campo. campo base. Ok.
attimo. Ok, allora, fabbricazione arma, inventario, coltelli, possiamo farla. Fabbrica, tieni premuto. Ok. Abbiamo creato il coltello. Ok, in possesso. Perfetto. Mi resta nell'inventario comunque la possibilità di rifabbricarlo, credo. Ora è abbastanza affilato. E non lo so, se forse ogni tanto bisogna affilarlo. Quindi, posso tirare giù la roba per prendere arco... C'è ancora qualcosa che tiene sulle scorte. Arco, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, okay. Ora posso riprendermi tutto. Allora... Che abbiamo qua di buono? Arco. E avremo anche i rampini. Perché non ho messo tutta la mia roba insieme? Ragazzi, mi ricevete? Rispondete. Miguel, dove sei? Cavolo. Trova Miguel. Per evidenziare oggetti importanti, ora abbiamo anche l'arco. Quante frecce abbiamo per l'arco? Allora, raga, qua ci sono tipo delle liane per potersi arrampicare. Sembra quasi che là sopra ci sia qualcosa. Proviamo, ma non è che posso arrampicarmi sugli alberi, No, Ok, allora, quella è una liana. Vediamo se riusciamo a fare una roba. Tomba della sfida in zona. Fiori trovati della giungla vengono usati per miscere. Ok. Però, aspetta un attimo. Tomba della sfida è questa? Ah, ok, questa qua è la tomba della sfida, va benissimo. Allora, controlliamo giusto le ultime zone qui. Però, allora, di qua mi sa che ci allontaniamo troppo. Qua dove andiamo? Cioè, mi sta dando quest'area una cripta scoperta, ma che è sta cosa? Esplora le cripte... per scoprirne i segreti. Ok. E allora, cosa facciamo? Andiamo nella cripta, dai. Andiamo nella cripta, poi la tomba della sfida magari la facciamo nella prossima partita. Le cripte di Rise of the Tomb Raider erano fighe. Piano. Erano fighe. Quindi spero queste lo siano altrettanto. Le hanno fatte veramente bene, ragazzi. Ok. E questa è l'entrata. Questo motore niente sarà l'uscita. Ora passiamo e la porta si chiude e non dobbiamo trovare il modo di uscire. Che schifo, ragazzi. Adesso un sabbia mobile. Chissà dove conduce. Trappola.
Dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché questi luoghi sono gli aerei di Jack. 30 maggio. Stamattina siamo entrati in un territorio inesplorato, lasciando i cumuli d'ossa sbiancati dal sole di Dead Horse Camp dietro di noi. Sembra che la situazione per Rowley si sia completamente rovesciata. La sua gamba fasciata ha rallentato il suo passo e ora si trova in coda al gruppo. Quando papà se ne accorge, rallenta, si gira e ci rivolge un sorriso di incoraggiamento. Ma alla vista di ogni svolta, costone roccioso o terrapieno, la sua solita calma viene meno e ci supera, con passo eccitato, per vedere cosa c'è dietro. Là c'è, mi sembra di intravedere un passaggio, ragazzi. Però di qui sicuramente non possiamo salire. Continuiamo. Ok. Possa Urku tracciare il cammino da questa vita alla prossima e rendere sicuro il viaggio, di tutti noi. Ok. Di qui. Cazzarola! Ragazzi, sono morto con uno schiocco di dita, eh? Cioè, proprio. Ah, spuntone. Ok. E ora? Ora dobbiamo salire. Sotto abbiamo spuntone. Questa credo sia la via d'uscita. Credo. Dice qualcosa. Devo andare piano piano piano. Sembra descrivere una stanza segreta qui vicino. Ok. E questa qua. Non è che ci sono trappole. Ok. Ok. Mappa d'archivio indica l'ubicazione di reliquie, murali e monoliti. Ok. Ah, ok, perfetto. Qua è dove. Aspettate, no, scusate. Allora, qui è dove siamo arrivati noi. E dove c'è. Questo qua è il nostro accampamento, eccolo qua. Noi mo siamo andati in questa direzione, noi dobbiamo andare qui. Ok, però qua c'è un botto di roba ancora. C'è un sacco di roba. Noi stiamo esplorando questa tomba. Ottimo. Questo ci darà una mano a. A esplorare bene l'area prima di abbandonarla. Continuiamo. Allora, abbiamo aperto la nostra via d'uscita, in teoria. E dovrebbe riportarci all'inizio, perfetto. Va bene, ritorniamo lì perché lì c'era ancora una stanza. C'era ancora una stanza che non avevamo visto. Ok, ora svoltiamo a sinistra. Tra l'altro c'è un passaggio, ragazze. Ma non è che corra un pieno. Che cazzo? Mamma mia. Che cosa mi sono cagato addosso, sto guardando in alto. Che cacchio è sta roba? Una tomba, ovviamente, ma cosa c'è dentro? Nuova attrezzatura stivali da sella della sera. Alcuni completi ti avvantaggiano mentre li indossi. Cambia il completo del menu inventario al campo base. Ok, ma niente, al campo base. Quindi deve qui direi un'uscita. Che abbiamo fatto tutto, ragazzi. Là in alto, forse. Un attimo. Non ti puoi arrampicare, eh? Non si può arrampicare. Di qua. Basta che non mi esce roba dall'acqua, ragazzi, perché
Attrezzatura insufficiente. Ah. C'è sicuramente una via per salire. Questo ci permette di tornare indietro. Però ragazzi, qua ci dobbiamo ritornare. Qua ci dobbiamo ritornare perché non abbiamo... non abbiamo l'arpione che ci permette di distruggere la parete. E vabbè, niente. Lo faccio. Perché a sto punto sono pensato che mi conviene andare avanti, raccogliere le attrezzature e poi fare tutto. Però vabbè, dai, vediamo. Andiamo, adesso ritorniamo indietro. Di qui praticamente dovremmo ritornare all'uscita. Ok, perfetto. Ok, qui praticamente abbiamo un po' di oggetti da raccogliere e documenti vari. Oh, tesoro. Però a questo punto sono un po' indeciso, ragazzi, perché se se poi mi mancano le cose, io dovrei praticamente la pelle, questo qua dovrebbe servirci per, mi ricordo, creare completi, ok. Perché se adesso se io cosa che pingami questo. Questo però si trova sotto, ragazzi. Qua sotto. Come posso distruggere questa cosa? Questo qua può essere distrutto. Secondo me, raga, la cosa migliore è andare avanti e tornarci indietro. Perché poi dopo se ci mancano gli strumenti e le attrezzature, devi nuovamente ritornare lì. Potremmo fare un altro tentativo con la tomba che avevamo visto prima, saltandola sopra. No, ho capito come si fa a salire sugli alberi, ragazzi. Basta fare così, DTX e via. E anche questa è fatta. Qua non vedo nulla. Boh, raga, io andrei avanti con... aia! Andrei avanti con la prossima partita. Magari diamo giusto un'occhiata e vediamo che c'è qua. E magari nella prossima partita proviamo a fare la tomba. Che bello, ragazzi. Che paesaggio. Che spettacolo. Proviamo a fare la tomba e poi andiamo un po' avanti. Ma qua continua. Ah, questo qua è importante. Il diario di Jack. 9 agosto. Lascio qui questa pagina per fugare qualunque possibile dubbio nel caso questa spedizione dovesse essere fatale per me, come lo è stata per il resto del mio gruppo. Il mio nome è Jack Fawcett. Sono partito da Cuiaba, Mato Grosso, il 20 aprile 1925, con mio padre, Percival Harrison Fawcett, e il mio migliore amico, Raleigh Rimmel, alla ricerca di Zeta. Sono l'unico superstite. Mio padre è stato ucciso da 2 grossi felini selvatici. Raleigh da un tragico incidente. Io stesso sono in pessime condizioni, ma mi rifiuto di arrendermi. Mio padre riteneva che fossimo molto vicini a Zeta, e io penso lo stesso. Così proseguirò verso ovest, lasciando 2 tombe alle mie spalle, nella speranza di non star procedendo dritto verso la mia. Pensate che questa qua è l'ultima parte del diario, ragazzi. È finita male, la storia triste. Poi recupereremo anche la prossima partita. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete iscrivervi al canale mi fa strapiacere e supportare ovviamente con un like il video. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Bella.